Лепшу скин мамата. Ho davanti agli occhi una pagina scritta. Leggo qualche riga, ma a poco leggere diventa difficile. Forse è il discorso che si complica, o forse è il vento che mi volta le pagine, mi confonde i caratteri. Una dopo l'altra, le lettere si staccano dal foglio e sul foglio compaiono non più parole, ma cose, oggetti, una valigia, un uomo, un pezzo di pane. Eppure io devo leggere, devo sforzarmi a leggere, devo tradurre in parole le cose. Quando traduco dall'ebraico antico traduco un verso solo al giorno, perché non adopero il vocabolario. Una lingua di 5.000 vocaboli, bisognerebbe che uno ormai, dopo tanti anni, la conosca. Ma invece uso una concordanza, cioè prendo quella singola parola, quel singolo vocabolo che c'è dentro il verso che sto traducendo e lo vado a cercare in tutti gli altri luoghi della scrittura in cui questo appare. Mi permetto questa lentezza perché è bello per me andare a fare questa passeggiata nelle ricorrenze della parola e scoprirla. Io personalmente, quando traduco, penso che sto dando voce. E il più delle volte sto dando voce a chi normalmente non ce l'ha. Un po' per conformazione mia, a me piace stare dalla parte dei perdenti o delle minoranze, non lo so, forse per questo. È questo che ho scelto una lingua che è meno gettonata. Se non si fa attenzione, si fanno danni. E non parlo di danni letterari. Cioè, abbiamo rovinato un capolavoro, vabbè, abbiamo rovinato un capolavoro. Ma non abbiamo rovinato solo un capolavoro, abbiamo rovinato la percezione di un mondo intero.